Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Agora e questo è un video serio, anche se ho una maschera da scimmia. E comunque volevo, scusate, spengo un attimo la luce. Volevo fare questo video perché voi non lo sapete, ma a me piace molto fare. Notifiche. Comunque, a me piace molto scrivere testi, specialmente horror, e ho l'occasione di farlo e a scuola, appunto, ho avuto l'occasione, è caduto il tablet, scusate, ho avuto appunto l'occasione. E alla mia prof non è piaciuto e quindi volevo vedere se piaceva al popolo di YouTube. Farò il trailer, parlare che c'è una bambola che uccide tutti. Vi faccio un mini riassunto. Allora, parla che questo ragazzo è in casa da solo e sua madre gli ha detto di andare in soffitta e in soffitta c'è una bambola maledetta che lui si chiude in soffitta e che la bambola è questa. Lui si chiude per sbaglio in soffitta e quindi succedono tante cose. Un trailer questo, perché magari potrei farci degli episodi, però richiede davvero un sacco di impegno. Poi sono da sola e solo alcune volte viene Anthony Trainee, quindi lo dovrò fare per la maggior parte da sola e quindi sarà difficile. Quindi vorrei un sacco di like per poter fare appunto questa serie, se vi può piacere, sul testo che ho scritto. Fine! No, non è ancora finito. Adesso c'è il trailer che adesso farò. Cioè, comunque è il maschio è un protagonista, io non sono un maschio. Quindi sarà difficile. Perché devo entrare in soffitta, la parte più paurosa della stanza, della casa. Siamo dentro. Non sembra molto paurosa, in effetti. Speriamo che non ci sia quella bambola che mamma l'abbia tolta. Non la ricordavo così la soffitta, non mi ricordavo un letto. Comunque c'è la bambola. Cavoli. Quando la prendo in mano succede sempre qualcosa di strano. Non so cosa però. Ci sono rumori. Anzi, due rumori. Cosa sarà stato? Meglio controllare. Chiusa. Che faccio mo? La soffitta è molto piccola. Ci sono solo cibi della mia data di nascita. Quindi abbastanza vecchia della scadenza della mia data di nascita. Mi tocca solo giocare con quella stupida bambola. Non volevo farlo. Hai parlato tu? Che strana sta bambola. Non sembra tanto vecchia perché se può parlare allora vorrà dire che ha delle batterie, quindi non è molto vecchia. Giochi con me. No, col cavolo che gioco con te. Gioco con me subito oppure ti ammazzo. Ehi, dov'è la voce dolce di prima? Preferivo quella, sai? Beh, io preferisco questa. Ok.
Perché sto giocando con te? Meglio spegniti. Non attestare a premere quel bottonotto, mozzo! E come faresti? Ti prendo l'energia! E come, scusa? Rumori ever best. Mi sento stanco. Fatica. Cosa vorresti fare? Ucciderti. Ragazzi, in realtà la trama non è proprio così diversa. Fatemi sapere se volete un video dove la leggo, è diversissima. L'ho fatta adesso un attimo così, ma è diversa molto. Comunque, ragazzi, è stato faticoso più o meno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like e iscrivetevi. E niente, che posso dire? Al prossimo video. Ciao. Al prossimo video. Vuoi chiuderlo tu il video? Sì. Uccidete anche voi. Non si sarà sentito niente, ne sono certo. Non si sente la tua voce. Si dice cavoli, non cavolfiore. E io dico cavolfiore. La stupidità delle bambole, è per questo che io non ci gioco mai. Che cosa hai detto su di me? Niente, niente, tranquilla. Vai a dormire, va. Comunque questo era una mini trama. Una mini scena del mio testo, e fatemi sapere se ne volete altri. Mettete like e iscrivetevi e ciao.